Passa la mozione in consiglio regionale che chiede al commissario ad acta per la sanità, Donato Toma, di annullare il piano operativo 2019-2021. Con Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, votano anche l'ex presidente di Regione Michele Iorio e Ida Romagnolo. Il presidente Micone si astiene e Cefaratti invece lascia la seduta. Insomma, dopo la doccia fredda delle scorse ore subita nell'ambito del consiglio monotematico sulla sanità, il presidente della Regione Toma deve ragionare sul da farsi e sull'attuale POS. Intanto questa mattina gli esponenti dei 5 Stelle a Palazzo d'Aimmo sono tornati a farsi sentire, avanzando problematiche in merito al futuro della sanità molisana e invitando il governatore ormai alle dimissioni. Chiaramente il presidente Toma deve prendere atto che non ha più una maggioranza, deve prendere atto che il Molise ha bisogno di solidità politica in questo momento post-pandemico. E quindi deve semplicemente rassegnare dimissioni e, ripeto, prendere coscienza del fatto che non ha più i numeri per governare. Io mi aspetto che in queste ore arrivino le dimissioni, perché quello di ieri di fatto è stato già un voto di sfiducia. Noi abbiamo presentato due mozioni da inizio dell'anno, da inizio della legislatura, proprio di sfiducia a Donato Toma, e ogni volta lui è riuscito a ricomporre. Diciamo che le nostre mozioni di sfiducia gli altri le hanno utilizzate per posizionarsi dentro la giunta o per chiedere qualcosa al presidente Toma. Sinceramente, nemmeno a questo gioco voglio giocare. Toma deve prendere atto che la sua legislatura è semplicemente finita. Il messaggio politico che ha espresso l'Aula è che il Consiglio regionale e la maggioranza non vuole Toma come presidente, non vuole accettare in maniera supina la metodologia adottata sino a questo momento dal presidente Donato Toma. È necessario aprirsi al confronto, e questo il Consiglio regionale ieri lo ha ribadito in maniera netta e chiara. La procedura del decreto di nomina di Toma è passata per due ministeri, Salute, MEF, poi ci voleva anche il visto della ministra Gelmini, per cui domani, anzi oggi è attesa ai Senni, quindi sarà un bel confronto pure quello, ma la firma è del Premier Draghi che gli ha dato tutti i poteri, tra l'altro i poteri abbinati con la vicecommissaria che è rimasta, la Tommasella. Ma tutta questa forzatura è avvenuta in conferenza delle regioni prima, quindi Toma ha convinto tre ministeri, più la conferenza delle regioni, più il Premier Draghi, che lui era il miglior gestore della sanità in Molise. Vi rendete conto che ci ha fatto fare una figuraccia terribile? Quindi recuperare quel tipo di rapporto, a mio avviso, è veramente difficile. Ed ecco perché noi nei tavoli sugli altri settori, ecco perché vi dicevo, attenzione a parlare solo di sanità, perché noi i guasti li stiamo registrando anche sugli altri settori. Ma certo, se abbiamo un presidente che fa atti contraddittori, una giunta che non opera, ma che speranze ci abbiamo noi di rimettere in moto il Molise?